senti, tu che sei un tecnico, secondo te l'assenza di Cavani si farà sentire questa? Sì, sì, molto. Farà sentire quest'anno, secondo te che ti aspetti da questo campionato? Aspetta che Iocaino segna un bello gol. Da questo campionato, non da stasera. Vincimmo lo scudetto. Sì, vincimmo lo scudetto. Senti, dimmi una cosa, nel caso in cui dovessimo finire peggio dell'anno scorso, che significa? Sarà proprio una cosa, una delusione proprio forte per i napoletani. Secondo me tagliano. La gente non si mangia la pizza. Non ha pizza. Allora la tua pizza è come il Viagra, scusa. Sì. Per tutti i ragazzi di oggi, quello che seguono il Napoli. Forza Napoli! Dico per questa 3-0 per il Napoli. Chi segna il primo gol? Oddio, Hamsik. Che segna il primo? Le aspettative per questo campionato? Quarti. Quarto addirittura? Sì. Negativi, sì, poi vediamo. Io sono pessimista, poi vediamo che cosa succede. Grazie mille. Senti, un pronostico per stasera? Non facciamo pronostici, però speriamo di vincere la prima di campionato, porta bene. Cosa ti aspetti per questo campionato? Mi aspetto grandi cose, non parliamo perché siamo scaramantici, però mi aspetto che Higuaín sostituisca adeguatamente Cavani, ecco, perché assolutamente è importante. Che ne pensi dell'abbandono di Cavani? Bah, guarda, Cavani è stato sicuramente un grande acquisto all'epoca, però era venuto il tempo. Cioè, è venuto il tempo che se ne andasse. Higuaín comunque è un valido sostituto, io ci credo. Grazie. Senti, mi faresti un bel pronostico per stasera? Dai. Non sono tifosa. Non sei tifosa, ma un pronostico lo puoi fare. Signori, un pronostico per stasera. Solo un pronostico, dai. Ma la scaramanzia ci dice che va bene. Che vi aspettate da questo campionato? Tante cose, tante belle cose, però noi riparliamo a maggio. Va bene, ciao. Solo un euro, amico, 5 euro a sciarpettina, 5 euro, solo 5 euro. Solo un euro, Borghetti, caffè Borghetti. Forza Napoli e forza pizza! E chi si manda pizza, non ha pizza! Vieni! Ragazze, è un pronostico per stasera. Dai, c'è una maglietta così. Un pronostico per stasera. E che devo dire? Un pronostico. Cioè? Forza Napoli! Sì, che facciamo? Vinciamo? Perdiamo? Sì, sì, assolutamente vinciamo. Chi segna il primo in questo campionato? Quale sono? Quale sono? Dobbiamo vincere lo scudetto. Solamente lo scudetto o qualcosa? Anche la Champions ci riusciamo. Vogliamo il tricolore. Forza Napoli! Se dobbiamo far bene in tutte le competizioni, comunque ci serve un difensore. Nel caso dovessimo fallire, l'abbandono di Cavani ha influito secondo te? Io credo di no, perché ci sostituisce il Matador. Pipita Higuaín! Grazie, ciao. Un pronostico per questa sera? La vittoria è sicura, speriamo che non vengano meno le loro prospettive. Forza Napoli. Chi segna? Napoli. Chi segna? Tutti. Allora chi segna? Non mi ricordo, ma Uguen. Ok, forza Napoli. Grazie. Un commento tecnico sulla partita di stasera. Il commento intendi come risultato o come andranno le cose? Come andranno le cose? Le cose andranno sicuramente bene perché ci sta il club Napoli, Massa Lubrense è qua, come potete vedere. Adesso devi tutti adesso. Apri tutta la sciarpa, apri tutta la sciarpa. Vieni! Okay. Un pronostico su stasera? Un pronostico, io penso che il risultato finale sarà 3-1. Qualche gol loro lo faranno, ma dopo il 3-0, Diamante qualcosina farà. Forza Napoli! Forza ragazzi! Signore, un pronostico per questa sera? No, di il pronostico. Higuaín, 2-0 per il Napoli. Che cosa vi aspettate da questo campionato? Un grandissimo Napoli, speriamo di vincere lo scudetto. Che cosa vi aspettate da questo? Ein sehr starkes Spiel von Neapel. Vai. Ich tippe 3-1.
Bene, tutto a posto così. Non ha giocato niente, ah, va bene. Un grande campionato, 3-1 per il Napoli. Ok, grazie. Prego. Senti, ma tu sei una giovane promessa del calcio, è vero? Boh, chi lo sa. Chi lo sa, comunque. Io credo sì, boh. Che ruolo gioco? Centromediano. Che facciamo stasera? Vince il Napoli 2-0. Ok, grazie, buona serata. Ciao Stefano. Ciao, ciao ragazzi. Allora, abbiamo qua un giovane tifoso, mi dici un pronostico tecnico, tattico per questa sera? Higuain. Ho capito, un pronostico tecnico, tattico. Che cos'è? Quando finisce la partita? 3-0. 3-0 per me, chi segna? Higuain, musica Galleon. Grazie, molto gentile. Un pronostico per questa sera? Vince il Napoli, sicuramente 2-0. Signora, un pronostico per questa sera? Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grazie. Un pronostico per questa sera? È un 3-0 per il Napoli. Chi segna? Higuain. Maggio Amsic. Un pronostico per questa sera, ragazzi, dai. Spagnolo, penso 4-0. La Rambla, noi siamo a Ramba, siamo in Napoli. Rampa. 4-0. Come minimo 4-0. Chi segna? Amsic insegna, Higuain segna la smanaga a trovare. Senti, dimmi una cosa, ma tu ci credi nello scudetto? Ma già è nostro. Già è nostro, sicuro? Sì, sicuramente, con Insigne in forma vinciamo scudetto e quarta finale Champions League. Signora, un pronostico per questa sera, lei indovina. 1-0. Chi segna, signora? Higuain. Non succede, no, signora. Che suggerire? Amsic. Sì. Un pronostico per questa sera. 3-1. La Rampa. Sì. Che cosa vi aspettate da questo campionato? Quello che speriamo un po' tutti, una vittoria dello scudetto. Forza Lazio. Grazie mille. Vittoria. Grazie, grazie, grazie. Un pronostico per questa sera, sì. Solo un pronostico. Solo un pronostico per questa sera. 1-0. Chi segna? Amsic e Higuain. È bello andare in famiglia a vedere la partita? Sempre, sempre. Godi di più. Tu ci vai con tutta la famiglia, ti rilassi la domenica. Sì. Tu sei un giovane tifoso? Sì. Chi è il giocatore più forte del Napoli? Ma. Chi è? Higuain. Grazie, grazie, ciao. Io ho un pronostico per questa sera, un pronostico. Solo un pronostico. E se ti chiedete 100 euro che fai? Un pronostico per questa sera, buonasera. Buonasera, pronostico per questa sera secco, 3-1 doppietta di Higuain. Ragazze, voi siete tifosissime, un pronostico per questa sera. Vince il Napoli. Forse vincerà. Forse vincerà. Vai Anna. No, io niente. Signora, lei è anche tifosa? Certo. È bello andare con la famiglia allo stadio? Sì, sempre. Forza Napoli, sì. Forza Napoli. Dalla Calabria, eh! Dalla Calabria, te. Dicevo, una famiglia calabrese che da 30 anni è abbonata al Napoli, oggi è una prima con una nuova gestione. Speriamo bene, forza Napoli. In bocca al lupo. Crepi, crepi. Il pronostico per questa sera? 2-0, ragazzi, 2-0. Da dove vieni tu per vedere la partita? Da Torre Annunziata. Ciao! Forza Napoli, forza Higuain! 3-1. Ma dove è nato Rich? Forza Napoli e forza pizza! E chi non si mangia la pizza, non la pizza! Signor Sindaco, la prego gentilmente di fare in modo che la domenica, perlomeno la domenica, venga aperto un benedetto varco che dalla zona dei Campi Flegrei porta alla tribuna, perché altrimenti bisogna fare allenamento pre-partita per arrivare alla tribuna. Allora, ecco. Sono qua, aspetta, fermi. Perfetto. Allora, perfetto. Questa, la nuova maglia del Napoli. Vai, va là. Un pronostico per questa. 2-1. 2-1. Chi segna? Higuain. Higuain e... Insigne. Insigne. Dai, forza Napoli! Abbiamo portato anche i stranieri! Wisła Kraków!
Allora, vi è piaciuta la prima di campionato? Sì, sì, bellissima. Benissimo, bellissima. Non grandi soddisfazioni. Speriamo di sì, sicuramente. Ci abbiamo vinto lo scudetto, forza Napoli! Grazie. Forza Napoli! Forza Napoli! Ho fatto un calcio spettacolo. Forza Napoli! Siamo fortissimi! Forza grande anche Higuain! Forza Napoli! Grandissima partita! Bellissima, il Napoli ha vinto 4-0! 4 perché poi ha fatto l'ultimo con l'ultimo! Forza Napoli! Forza Napoli! Chi vi è piaciuto di più? Callejon, è stato fortissimo, un giocatore straordinario! Gol! Forza! Napoli! Juve! Menda! Napoli! 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 La signora, le è piaciuto il Napoli di questa sera? Sì, siamo divertiti, una bella partita. Ci toglieremo belle soddisfazioni quest'anno. La signora, le è piaciuta la partita? Signora, allo stadio con la famiglia? Sì, con la famiglia. È divertente? Molto, è stato divertentissimo. Chi ti è piaciuto di più? Napoli! Higuain! Grazie, Berani. Ciao. Amico, si vendono le bandiere? Sì. Si vende. Qual è più bella, la mimetica o la maglia normale? Quella normale. Sì, mi piace la mimetica. Come no? Grazie. Signorina, tu che sei una giovane tifosa, chi ti è piaciuto di più del Napoli? Diglielo. No, ad alta voce. Ti è piaciuto di più? Amsic. Grazie. Quest'anno lo vinciamo lo scudetto? Magari, ci speriamo. Certo che lo vinciamo. Forza Napoli. Forza Napoli. Che canale? Scusate, sì. Due bellissime tifose. Oddio. No. Allora, ecco, lo scudetto lo vinciamo. Certo, se andiamo di questo passo sicuramente. Chi ti è piaciuto di più? Berami. Ha fatto una bellissima partita. È un lottatore veramente, il valoroso Valon, forza Berami, forza Napoli. Forza Napoli. È un gladiatore. Ragazze, buonasera, chi è il giocatore più bello del Napoli? Amsic. È il più bello? Amsic, sempre più bello. Sempre. Per sempre, sempre. Amsic, Maggio, Higuain. Lo vinciamo lo scudetto quest'anno? Sicuramente. Se continua così, sì. Grazie. Sì. Arrivederci. Allora, un commento sulla partita. Bellissima! La partita bellissima. Chi vi è piaciuto di più? Amsic, Amsic, Callejon. Amsic è più bravo. Grazie. Ciao.